Prima la rissa, poi gli spari in pieno centro, tra le strade della Movida di Palermo. La scena è stata ripresa intorno alle 3 della notte di domenica da alcuni residenti tra le vie Isidoro La Lumia e Quintino Sella. Si sentono i colpi di arma da fuoco e si vedono tanti ragazzi terrorizzati che si allontanano velocemente dal luogo in cui un ragazzo sarebbe stato ferito. Un giovane viene sollevato e fatto salire su un'auto, 6 o 7 i colpi sparati e decine di chiamate al numero di emergenza unico 112. Nel video alla fine si vede un giovane allontanarsi dal luogo della rissa con una pistola in mano e sparare un colpo in aria. I carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma in molti si erano già allontanati, compreso un giovane che sarebbe fuggito a bordo di uno scooter, sarebbe stato lui ad impugnare la pistola. Sono anche state danneggiate 2 auto. Sul posto i militari hanno trovato 4 bossoli e tracce di sangue. Al vaglio anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona. I rilievi sono stati effettuati dalla scientifica sul luogo per eseguire ulteriori accertamenti. Le indagini per ricostruire cosa è successo sono ancora in corso. Non ci credo che una uscita la pistola. Non ci credo, perciò. Perciò.